हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अरे रामा 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमीरांदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्री गदाधर श्रीवासदी गौरा भक्तवृंदा। हरे कृष्णा मासिमिलियानो, हरे कृष्णा रिबोल, i miei omaggi anche a te Gabriella, Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada, Haribol, Hare Krishna a tutti. Allora buonasera, buonasera cari devoti, care devote, Hare Krishna. Allora, buonasera a tutti, è con grande piacere che ogni sera ci vediamo, ci sentiamo e possiamo parlare di Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Paola Bonetti, Hare Krishna anche a te, benvenuta. Haribol, Hare Krishna. Allora, questa sera abbiamo messo un titolo molto interessante, ovviamente. Emanuela, Lorena, Hare Krishna anche a te, Haribol, Gabriella, Hare Krishna, Haribol, Hare Krishna. Allora, stasera la nostra meditazione è diretta verso un argomento molto interessante. Allora, Paola Montanari, Hare Krishna da Genova, Haribol, Hare Krishna, Fernando, Haribol, benvenuto anche a te. Caro carissimo amico Hare Krishna, sicuramente ci verrà anche Anna Hare Krishna. Allora, l'argomento che trattiamo questa sera, dicevo, è molto interessante. Renata Barbieri, Hare Krishna, Paola Montanari, Haribol, Hare Krishna. Allora, l'argomento che trattiamo questa sera certamente è molto interessante, no? Perché è molto interessante. Il saggio si sacrifica per gli altri. Allora, come un papà, un padre di famiglia, una mamma di famiglia, si sacrificano volentieri, e si sacrificano per amore per i propri figli. Allora, un padre, proprio il vero significato di padre, il significato più profondo di un padre è sacrificarsi per il bene degli altri, soprattutto della sua famiglia. E la più grande squalifica per un padre è dimenticare i figli, pensare solo a se stesso. Quindi uno dice: non sei mio padre, non sei un padre, no? Quando un padre non si sacrifica per i figli. Quindi un vero padre è colui che pensa al futuro dei suoi figli. Un vero saggio, nella stessa maniera, un vero saggio è colui che si sacrifica per gli altri. Allora, ci sono due tipi di saggi. Sono due tipi di saggi nella cultura vedica, no? Allora, è di questo che volevo parlare questa sera, no? Ci sono due tipi di saggi, però un tipo di saggi è considerato una qualità inferiore, non in senso dispregiativo o in un senso negativo, no? Allora,
Hare Krishna Fernando, Anna, Hare Krishna anche a te, dove c'è Anna c'è Fernando, dove c'è Fernando c'è Anna. Bravi, bravi, complimenti, bravissimi. Benvenuti, Hare Krishna. Allora, un senso, questa è una cosa molto importante, che marito e moglie siano sempre insieme, no? Allora, è un senso, è un senso di dovere, un senso spirituale anche. Allora, ovviamente dobbiamo sempre essere insieme per glorificare Dio, per servire Dio, questa è la cosa migliore, no? Comunque, l'argomento del quale stiamo parlando questa sera, ci sono due tipi di persone sante o due tipi di sadhu o saggi, due tipi di saggi. Allora, c'è il saggio che pensa soprattutto al proprio benessere spirituale. Quindi questi saggi sono chiamati Bhajanandi, Bhajanandi, secondo la cultura vedica. Bhajanandi perché sono felici, sono soddisfatti di glorificare Dio, quindi di pensare al loro servizio a Dio, di pensare alla loro meditazione e sono soddisfatti in questa maniera, no? Allora, generalmente si ritirano nei monasteri. Si ritirano nelle grotte, nelle foreste, nelle montagne e rimangono da soli, no? A volte fanno anche dei voti molto stretti di mangiare pochissimo o solo una volta al giorno, una volta a settimana, oppure fanno il voto del silenzio, monavrata, no? Non parlano più, fanno diversi voti questi saggi, no? Il loro motto è Brahma Satya Jagammitya. Questo mondo è temporaneo, questo mondo è falso, mithya, mithyachara, che ci dice nella Bhagavad Gita, questo mondo è falso. Brahma Satyam, Brahman, il Brahman è vero invece, Satyam significa reale, da Sattvaguna o Sat che significa eternità. Quindi loro dicono, questo mondo, questa materia è illusoria, mentre il Brahman, la verità, è fissa, diciamo è più importante, quindi non danno più importanza alle cose di questo mondo e si ritirano con dei voti. Allora, ovviamente questo tipo di saggi si chiamano Bhajanandi. Bhajanandi significa trovano felicità nel loro Antariyami Prabhu Hare Krishna anche a te, trovano la loro felicità nelle attività personali, spirituali. Allora, questo è un tipo di saggio, questi tipi, questi saggi, sono saggi, ma non sono così elevati come quei saggi invece che certamente accettano Brahma Satyam Jagammitiam, questo mondo è temporaneo, mentre Dio, lo spirito, è realtà, è eterno. Certamente accettano questo principio, ma non si ritirano nelle montagne, o almeno qualche volta fanno dei ritiri spirituali, ma non è la loro attività principale, il ritiro spirituale. Ovviamente si ritirano per meditare, si ritirano per leggere, per fare austerità, si ritirano per cantare i santi nomi di Dio, fanno questi ritiri, no? Ma soprattutto si preoccupano di far conoscere la coscienza di Dio anche agli altri. Allora, questo gruppo di devoti, questo gruppo di sadhu, di spiritualisti, si chiamano Gostianandi. Gostianandi significa coloro che trovano piacere non solo nelle attività di meditazione, di preghiera individuali, ma soprattutto trovano interesse, trovano piacere nel diffondere agli altri questa conoscenza. Allora, i Gostianandi, questo tipo di saggi, sono considerati allora, da Dio stesso più elevati, più importanti, più vicini a Lui. Quindi più interessati al benessere degli altri, Gostianandi o devoti predicatori. Allora, tutti i nostri grandi acharya, incluso Śrīla Prabhupāda, era uno di questi devoti, un Gostianandi. Una persona che si preoccupava del benessere degli altri, che non si accontentava
delle sue pratiche spirituali meravigliose, profonde, molto interessanti, eccetera, non si preoccupava di queste pratiche spirituali dedicate e destinate solo al suo benessere, ma si preoccupava del benessere degli altri. Allora, ecco che troviamo Srila Prabhupada in America appunto per questo. Allora, ma perché i Bhajan Anandi sono considerati meno elevati dei Kostiananandi? Qual è il metro di misura? È interessante discutere questo argomento, no? Anzitutto c'è un grande santo, un grande saggio che si chiamava Prahlad Maharaj, e Prahlad Maharaj proprio parlava di questi argomenti e diceva: ci sono alcuni saggi che si ritirano nelle caverne, che si ritirano nelle foreste, che vivono per conto loro, sono immersi nella meditazione, ma non si preoccupano di coloro che sono privi della coscienza di Krishna. Allora Prahlad Maharaj dice: io non sono come loro. Shoce tato vimukha citasa indriyarta maya sukaya baram udvahato vimudam. Lui dice: io sono molto preoccupato per queste persone che sono prive della coscienza di Krishna. Per quanto mi riguarda, diceva Prahlad Maharaj, per quanto mi riguarda, naivo dvije paradoratyaya vaitaranyas, che significa: io sono molto felice nel pensare alle tue attività. Tra l'altro, fra poco è l'apparizione di Nrisimhadeva. Quindi Prahlad Maharaj è molto, molto, molto importante meditare sulle sue preghiere e sull'apparizione di Nrisimhadeva che arriva fra pochi giorni. Quindi all'inizio di maggio 1974 a Roma arrivava Srila Prabhupada subito dopo l'apparizione di Nrisimhadeva e subito dopo che avevamo installato le divinità di Gaura Nithai. Quindi è un periodo molto importante. Praticamente proprio in questo periodo qui, io compio, scusate se parlo di me, 47 anni spirituali. Quindi la mia età spirituale è di 47 anni, proprio in questi giorni. Ovviamente è più 48 perché mi sono unito alla coscienza di Krishna a fine 73, quindi è più verso i 48, ma comunque chiusa questa parentesi secondaria. Allora, parlando di questi saggi, allora perché? Qual è il metro di misura per dire che i Kostiananandi sono più elevati dei Bhajanandi? Anzitutto lo dice Krishna nella Bhagavad Gita, è lui l'autorità ultima. Krishna dice: Nacha tasma manushesu kashchi me priya kritmaha pavitana chametasmad anya priyataro bhuvi. Krishna stesso dice: nessuno mi è caro come colui che predica le mie glorie. Nacha tasma manushesu kashchi me priya kritmaha. Krishna dice: kashchi me priya kritmaha, per me nessuno mi diventerà mai più caro di colui che predica. Perché è molto caro? Perché è più caro dell'altro? Allora il predicatore non è che non canta i santi nomi, il predicatore non è che non fa attività spirituali, non è che non legge, il predicatore deve riempirsi di carburante, deve riempirsi di coscienza di Krishna per darla agli altri. Ma è un livello superiore, spiritualmente parlando, è a un livello superiore ed è la più alta forma di adorazione. Taddi parataram devi, natha parataraparayat. Non esiste nessuna forma di adorazione del Signore Supremo più elevata di colui che si sacrifica. Tapiante lokatapenassa davopraya sojana paramaradanam taddi. Paramaradhanam tadi purushasya kilatmana. Quindi dice questo verso: niente è più caro di colui che si sacrifica per il benessere degli altri, dando la coscienza di Krishna agli altri. È normale per un devoto, perché più si diventa, questa è la risposta perché il devoto diventa un predicatore. Perché il devoto, cosa significa essere devoto? Significa votarsi a Dio, votarsi a Krishna e quindi diventare cosciente di Krishna. Più una persona è cosciente di Krishna,
e più conosce le caratteristiche, le gioie o i dolori di Krishna. Krishna si rivela al suo devoto. Quindi questo significa diventare cosciente di Krishna, conoscere le sue gioie, le sue sofferenze, le sue ansietà. Allora, quando un devoto diventa molto vicino a Krishna, Krishna diventa molto contento e gli rivela le sue ansietà e gli dice: sono preoccupato per questi esseri condizionati, privi della coscienza di Krishna. Questa è la cosa che più mi preoccupa. Un padre è molto preoccupato se un figlio lascia la casa e il figlio più vicino a lui cerca di consolarlo. Papà, non ti preoccupare, vado io a cercarlo per te. Questo è un vero figlio. Vado io a cercarlo per te. Un vero figlio non gli dice: papà, io sono a posto, sto qui con te, sto bene qui, non mi muovo. Questo non è un vero figlio, è un egoista. Non c'è spazio per l'egoismo nella vita spirituale. Gli egoisti finiscono tutti nella vita materiale, neanche iniziano la vita spirituale. È molto importante essere generosi e non avere questo egoismo, no? Perché l'egoismo non avvicina a Dio. Allora, quando un devoto vede l'ansietà di Dio, allora immediatamente lui stesso propone a Dio: vado io a cercare tuo figlio, il figlio prodigo, lo vado a cercare io, lo riporto io a casa. Quindi il devoto volontariamente diventa un predicatore, quindi si interessa a dare la coscienza di Krishna agli altri. È per questo che il predicatore è considerato più elevato del semplice Bhajanandi, che pensa soltanto al proprio avanzamento spirituale. Allora Srila Prabhupada di gran lunga si situa in questa seconda categoria dei devoti che sono più altamente coscienti di Krishna e conoscono per rivelazione divina le ansietà del Signore, quindi diventano predicatori. Quindi viaggiano per il mondo, vanno per le strade del mondo, non si preoccupano del loro tornaconto, nemmeno quello spirituale, oltre che quello materiale. E quindi si dedicano a diffondere la coscienza di Krishna. Allora ecco qui che subentra la figura di Srila Prabhupada, che in piena Kali Yuga, ha stabilito un movimento spirituale, l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, della quale noi orgogliosamente facciamo parte. Quindi lo sentiamo come un privilegio, un altissimo privilegio, il più grande privilegio, essere membri dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, che diffonde la coscienza di Krishna nel mondo, che pratica la coscienza di Krishna e la diffonde nel mondo. Allora ecco perché Srila Prabhupada, essendo vicino a Dio, conoscendo le ansietà, le preoccupazioni di Dio, così come un figlio vero conosce le preoccupazioni del padre e lo aiuta a diffondere la coscienza di Krishna. Quindi il vero saggio si sacrifica per il beneficio e il benessere degli altri. Ecco, a questo punto possiamo introdurre la figura di Vyasadeva, l'autore dei Veda. Vyasadeva, allora nel Krishna Lila, nei passatempi di Krishna, quindi è Vyasadeva. Vyasadeva è discepolo di Narada Muni. Voi immaginate, Vyasadeva è Krishna stesso, nella forma letteraria di Krishna, sotto forma di libri, Veda. E lui addirittura accetta Narada Muni come suo maestro spirituale, essendo lui stesso Dio. Quindi questa è l'importanza di accettare una guida spirituale. Quindi abbiamo Krishna, capostipite, abbiamo Brahma, quindi a capo della nostra Sampradaya, dopo Brahma abbiamo suo figlio Narada Muni, dopo Narada Muni abbiamo suo discepolo Vyasadeva. Quindi Vyasadeva addirittura diventa discepolo di Narada Muni. Quindi, e in questo caso Vyasadeva, l'originale Vyasadeva, in Kali Yuga appare come Vrindavan Das Thakur, il saggio che si sacrifica per il benessere degli altri. Allora abbiamo scelto questa immagine perché è molto, molto antica e simile all'originale. Quindi Vrindavan Das Thakur.
Vrindavan Das Thakur è lo stesso Vyasadeva che parla dei passatempi di Krishna, torna di nuovo in Kali Yuga e parla dei passatempi di Chaitanya Mahaprabhu. Ha scritto un libro molto importante che tratta soprattutto dei passatempi di Chaitanya Mahaprabhu d'infanzia, Adi, i passatempi originali, i primi passatempi di Chaitanya Mahaprabhu. Quindi lui ha scritto un libro che tratta dei passatempi di Chaitanya Mahaprabhu che si chiama Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur. Prima viene Vrindavan Das Thakur, che ha scritto Chaitanya Bhagavat, poi viene Krishna Das Kaviraj Goswami, che ha scritto Sri Chaitanya Charitamrita, e poi viene Lochan Das Thakur che ha scritto Chaitanya Mangala. Lochan Das Thakur aveva scritto, aveva dato il titolo al suo libro molto famoso dei passatempi di Krishna, l'aveva intitolato Chaitanya Bhagavat, perché non era a conoscenza ancora che esisteva già un altro Chaitanya Bhagavat, che era il libro scritto da Vrindavan Das Thakur. Quando si è accorto in tutta umiltà, ha cambiato il titolo a Chaitanya Bhagavat e l'ha chiamato Chaitanya Mangala. Quindi oggi abbiamo Chaitanya Bhagavat, che è il primo libro che parla di Chaitanya Mahaprabhu, scritto da Vrindavan Das Thakur, che ha un'incarnazione di Vyasadeva. Poi abbiamo Sri Chaitanya Charitamrita, scritto da Krishna Das Kaviraj Goswami. Successivamente, poi in ultima analisi, abbiamo Lochan Das Thakur, discepolo di un caro associato di Chaitanya Mahaprabhu, Narahari Sarkar Thakur, quindi scrive il Chaitanya Mangala. Quindi Lokanath Das Goswami scrive il Chaitanya Mangala e Vrindavan Das Thakur il Chaitanya Bhagavat. Quindi libri che parlano dei passatempi di Chaitanya Mahaprabhu. Poi apparirà Krishna Das Kaviraj Goswami che scriverà Sri Chaitanya Charitamrita. Quindi ci sono tre libri autorevoli che parlano di Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, che celebriamo oggi la sua dipartita. Poi Chaitanya Charitamrita, scritta da Krishna Das Kaviraj Goswami. E poi infine Lochan Das Thakur, che ha scritto Chaitanya Mangala. Allora, cosa volevo dire? Vrindavan Das Thakur non è altri che Vyasadeva stesso. Quindi viene con il grande desiderio di dare il beneficio della coscienza di Krishna agli altri. E quindi Vrindavan Das Thakur, dopo aver scritto i Veda, come Vyasadeva viene e scrive il Chaitanya Bhagavat, il succo dei Veda. Qual è il succo dei Veda? I passatempi di Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanya. Quindi non dobbiamo mai considerare diversi Krishna da Chaitanya Mahaprabhu. Quindi Vrindavan Das Thakur, eccolo che appare di nuovo, una vita da celibe. Vrindavan Das Thakur è stato celibe tutta la vita e l'ha dedicata a scrivere i passatempi di Chaitanya Mahaprabhu, esattamente come precedentemente si era dedicato a trattare, a scrivere, a narrare i passatempi di Sri Krishna direttamente. Quindi adesso si manifesta come Vrindavan Das Thakur, quindi vive una vita molto semplice, dedicata al benessere degli altri. Questo significa vita semplice, quindi fare austerità per il benessere degli altri, affinché i nostri discendenti, i nostri figli, i nostri amici, i nostri parenti possano avere il più grande beneficio, che è la coscienza di Krishna. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi, prima che dimentico, praticamente su YouTube, quindi un devoto, una devota, si stanno occupando di registrare, di passare queste serate direttamente su YouTube. Quindi possono ancora essere ritrovate, quindi diventano come dei documenti, possono essere ancora ritrovate su YouTube. Allora, chiusa la parentesi, l'argomento di questa sera è che il sadhu, il saggio, si sacrifica per il benessere degli altri. Quindi è così che vediamo un saggio. Un saggio non è che se ne sta nella sua casa. Srila Prabhupada diceva: Don't become a fat dog, a fat cat.
Più esattamente, non diventate dei gatti grassi, diceva Shila Prabhupada ai leader, ma viaggiate, mantenetevi sempre freschi nella coscienza di Krishna, viaggiate e predicate la coscienza di Krishna ovunque. Allora, questo è il sentimento di Shila Prabhupada. Allora, tornando a Shila Prabhupada, in questi giorni, Shila Prabhupada si trova a New York, quindi adesso finalmente ha ottenuto un buon registratore e di nuovo anche una buona macchina da scrivere e quindi riprende a registrare tutti i suoi programmi. Sapete che ha avuto delle difficoltà precedentemente e quindi non poteva, per il furto che aveva subito, quindi non poteva usare la macchina da scrivere. E non poteva usare il registratore per registrare e diffondere questi insegnamenti, farli conoscere a tutti, no? Perché questo è il sentimento del sadhu, come abbiamo detto, del saggio, della persona santa, come abbiamo detto fino adesso, no? Perciò Vrindavan Das Thakur scrive il Chaitanya Bhagavat e manifesta i passatempi di Chaitanya Mahaprabhu, esattamente come precedentemente aveva manifestato i passatempi, le attività e le istruzioni, soprattutto di Krishna, attraverso la Bhagavad Gita, attraverso lo Srimad Bhagavatam, eccetera. No? Quindi Vyasadeva, ancora oggi, quindi fa grandi sacrifici sull'Himalaya e sta ancora scrivendo i passatempi dello Srimad Bhagavatam di Chaitanya Mahaprabhu con i membri del Panchatattva o con gli altri devoti, diffondendo la coscienza di Krishna in tutto il mondo, perché questa è la vera caratteristica del sadhu. Il sadhu naturalmente offre la coscienza di Krishna anche a suo discapito. Srila Prabhupada raccontava una storia che è una storia molto interessante. Allora, abbiamo detto che siamo anche su YouTube adesso e abbiamo registrato questi programmi, quindi possono essere riascoltati tranquillamente. Allora, Srila Prabhupada usava a raccontare una storia di un sadhu, una persona santa, che attraversava un fiume. Mentre attraversava un fiume, un insetto stava annegando nell'acqua. Quindi questo saggio, vedendolo, ha allungato la mano istintivamente e l'ha raccolto. L'ha raccolto e lo stava aiutando ad attraversare il fiume per portarlo nella riva di fronte. Perché il saggio, la persona santa, sente compassione verso gli altri esseri viventi, anche da un punto di vista materiale, anche se sa il devoto che una persona non può essere felice senza la coscienza di Krishna e quindi vuole distribuirla, anche se è attenta a prepararsi bene, a non rischiare, a non mettersi in difficoltà. Comunque il devoto ha questi sentimenti, ha questa tendenza, vuole sempre aiutare gli altri, vuole sempre diffondere la coscienza di Krishna a tutti, no? Questa è la natura della persona santa. Allora, questo saggio stava attraversando un fiume e mentre attraversava un fiume ha visto un insetto che stava annegando. Quindi ha raccolto questo insetto con la sua mano e lo trasportava dalla parte dalla sponda opposta del fiume, aiutandolo a attraversare, per non farlo morire. Durante il tragitto, allora i devoti cantavano i santi nomi, i devoti, questo saggio, questa persona santa cantava i santi nomi e all'improvviso questo grosso insetto l'ha morso, gli ha morso la mano. Allora lui cosa ha fatto? Non ha gettato questo insetto nell'acqua dicendo muori, come fanno spesso alcune persone che si arrabbiano quando qualcuno le offende, no? Il saggio non si sente offeso, il saggio rimane tranquillo, sereno e anche quando questo insetto lo ha morso, il saggio non lo ha abbandonato. Qualche volta succede che nel corso della predica qualche materialista ci offenda, nonostante vogliamo aiutarlo, magari ci dice una parolaccia o ci dice vai a lavorare, a volte è anche successo che qualche materialista abbia picchiato un santo, un sadhu, un devoto che va a trovarlo e gli parla di Dio.
L'ho anche picchiato. Qualche volta siamo anche finiti in carcere predicando la coscienza di Krishna. Queste sono cose che fanno parte di questo mondo, ovviamente, no? Allora, il devoto non smette di predicare perché ci sono difficoltà. E così questo sadhu non ha abbandonato questo insetto al suo destino, ributtandolo nell'acqua, ma comunque l'ha portato dalla parte opposta. Allora, un suo compagno gli ha chiesto: perché hai fatto questo? L'insetto ti ha morso, buttalo nell'acqua, non perdere tempo. E lui ha risposto: la natura dell'insetto è di pungere, la natura di un saggio è di essere misericordioso. Quindi come faccio a cambiare la mia natura? Non posso cambiare la mia natura. Quindi questo è il saggio, questo è il devoto che sempre pensa agli altri. E colui che fa così diventa molto caro a Krishna. Quindi, come termina la Bhagavad Gita, no? Diventa mio devoto, aiutami nel diffondere la coscienza di Krishna. E così il devoto diventa il più caro a Krishna, perché non pensa solo a lui, ma pensa anche agli altri. Questo è il sentimento di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna, no? Quindi questo sadhu ha detto: la natura di uno scorpione, di un insetto, è di pungere. La natura di un saggio è di tollerare e dare la coscienza di Krishna. Non solo tollerare, ma dare agli altri la coscienza di Krishna. Allora, questo è un esempio molto importante. Quindi Vrindavan Das Thakur ci dà questo esempio, come Srila Prabhupada, come tutti i grandi santi che hanno sacrificato la loro vita per diffondere la coscienza di Krishna. Allora, cari devoti, non facciamo dei video troppo lunghi, così mi è stato suggerito, quindi ci fermiamo qui, quindi dobbiamo ricordare questa attività nello scegliere un sadhu come nostra guida, perché poi questa conoscenza va applicata nella nostra vita. Se cerchiamo un sadhu, cerchiamo un saggio per guidarci nella vita spirituale, dobbiamo cercare un saggio del più alto livello, che sia un predicatore, che gli piace, che desidera servire il suo maestro spirituale, e così il suo maestro spirituale è così fino a Krishna. It's like a train, è come un treno, diceva Srila Prabhupada. Quindi questi insegnamenti vanno diffusi, quindi va fatto tesoro di questa verità affinché tutti possano avvantaggiarsi di questo. Allora, questa è veramente politica, la migliore politica. Se apriamo un partito politico, quanto bene possiamo fare agli altri? Poco. Se invece diffondiamo la coscienza di Krishna, il benessere è infinito, è enorme. Tutti prenderanno beneficio. E questo è quello che piace a Krishna, questo è quello che piace a Chaitanya Mahaprabhu, è quello che piace a Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale. Allora, cari devoti, care devote, grazie a tutti, quindi rimaniamo con questa immagine di Vrindavan Das Thakur. Non è bellissima perché è molto antica, quindi è un disegno dell'epoca. Vrindavan Das Thakur, quindi è apparso prima di Chaitanya Mahaprabhu, è apparso prima di Krishnadas Kaviraja Goswami e prima di Lochanda Das Thakur, che erano tutti associati eterni di Chaitanya Mahaprabhu. Grazie a tutti, cari devoti, care devote. Buonasera a tutti, grazie. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, buonasera a tutti. Hare Krishna, comincio da Paola, Teresa, Emanuele, oramai riconosco la vostra presenza, quindi Lorena, Antaryami Prabhu, eccetera, eccetera. Quindi Paola Brocchi, Fernando, Enrica, Anna, scusate un po' la confusione, c'è un po' di stanchezza. Allora, grazie a tutti i devoti. Srila Prabhupada Ki Jai, devoti e devote. Haribol, Hare Krishna.